raga, io sono Flame e bentornati su Minecraft. Siamo qui, ragazzi, quest'oggi con un nuovo congegno, che è simile a un congegno, raga, che abbiamo già visto qualche mese fa. Però, diciamo, questo si fa con oggetti un po' più della povertà. E lo credo bene. Ma prima di cominciare a mettere le mani in pasta, o meglio in legno, anche perché qua è tutto legnoso, vi invito come sempre a lasciarci un bel pollicione in su, ma soprattutto seguiteci su Instagram, altrimenti siete dei minchi. È decisamente più semplice, non avremo bisogno di osservatori o cose particolari. Quest'oggi vedremo come creare una casa nascosta dentro una casa. Potete farla sottoterra, nel fianco, dove vorrete. Quante volte, ragazzi, siete tornati a casa, vi siete trovati la casa svaligiata, in un impeto di ira avete sfoggiato un porco che non spiccava di finezza, diciamo, in lungo e in largo. Grazie a questo congegno potrete dire basta a tutti i furti, nascondendo le cose più preziose che avete. Pure, ragazzi, creare realmente una casa dentro una casa, tipo Inception. E adesso, dopo aver fatto questa sorta di riproduzione di una casa storta con un angolo decisamente vuoto e sospetto, direi che possiamo tranquillamente cominciare con questa costruzione. Gli oggetti di cui avremo bisogno sono un pistone appiccicoso, abbiamo poi bisogno delle gocce di redstone, un comparatore e un ripetitore di redstone, una leva, perché senza leva non si fa nulla, delle assi della vostra casa o qualsiasi altro materiale con cui è composta la vostra casa, e finiamo con un calderone, perché sì, in questo caso il calderone sarà la chiave della nostra porta. Ragazzi, l'avevamo già fatto vedere tempo fa, mi ricordo, un meccanismo con il calderone molto figo. Bene, questa porta appunto si chiava con il calderone, il vostro calderone chiava, sappiatelo. Mettiamo con le doppie levette rivolte verso di voi il comparatore e il ripetitore in questo modo, senza dare alcun tocco. Poi direi che qua al momento possiamo chiudere questa parete. La nostra chiave, ragazzi, al momento è attiva. Poi dovremo fare il collegamento, ragazzi. All'incirca ci serviranno 6 o 7 gocce di redstone, veramente pochissime. Contiamo 3 a partire dal calderone. Sul terzo blocco cominciamo a fare uno scavo profondo 3. Dopodiché ci giriamo verso destra e facciamo un buco profondo 2, largo 2. Deve venire un blocco 4x4. Prendiamo successivamente i pistoni appiccicosi e ne mettiamo 4 in questo modo e 2 così, rivolti verso le vostre assi. Piazziamo i blocchi con quel composto alla vostra casa davanti a questi pistoni, che in pratica andranno poi a chiudere questa fessura. Ne mettiamo uno qua e uno qua. Il top sarebbe fare una sorta di pixel art qua fuori, non lo so, tipo una bocca di un leone o qualcosa del genere, in modo che quando poi si torna a chiudere è proprio introvabile al 100%. Giunto a questo punto dobbiamo aprire uno spazio sopra alto 2 a un blocco di distanza dai pistoni, e in questo modo qua sotto abbiamo i pistoni e qua sopra abbiamo, diciamo, che sarà un po' il cuore del nostro meccanismo. Ora dobbiamo cercare dove sono i pistoni, che dovrebbero essere qua in fondo. Ok, ci siamo, qua li abbiamo tutti e 3 e i blocchi. Mettiamo todos los blocos de rochas sopra los pistones, che sarebbe mettiamo tutti i blocchi sopra i pistoni. Se mi ascolti uno spagnolo mi lincia, dal gran che c'ho una pronuncia scrausa. Mettiamo 2 gocce di redstone, un ripetitore e gli diamo un tocco alla levetta. Ci sono 2 varianti, raga, per questa porta. Potete decidere voi quale poter utilizzare. Adesso ve le faccio vedere entrambi, prima una poi l'altra. E adesso con questa redstone dobbiamo andare in pratica a ricongiungerci con il comparatore e ripetitore del nostro calderone. Perfetto, ci ho beccato al primo colpo, non ci avrei scommesso una lira. Comunque, raga, ci siamo. Dunque, tiriamo via questo rompe le palle, facciamo una scaletta qua, mettiamo un'altra qua e direi che ormai ci siamo. Cominciamo la nostra bella pista in redstone, appunto, è già attiva perché il calderone è pieno d'acqua. E collegando appunto il meccanismo, noi avremo già attivato i pistoni. Come vedete, sono scattati e avremo la prima variante di questa porta, che è la variante bunker, diciamo. Come vedete, se noi togliamo l'acqua dal calderone, si apre unicamente un blocco. Bene, noi sotto questo blocco potremo creare una scala, una sorta di passaggio segreto che poi ci porta di sotto a una casa nascosta. La seconda variante, ragazzi, che è decisamente la mia preferita, in pratica necessita di una slab, che appunto dovremmo mettere. Devo vedere un attimo dov'è che arriva il pistone. In teoria dovrebbe arrivare qua sopra. Facciamo la pista qua, sì. Togliamo la roccia e mettiamo la slab, che farà poi in modo che la redstone possa passare di sotto. E in teoria dovremo avere il nostro secondo meccanismo, che è quello che ci apre totalmente la stanza nascosta. Quindi, ragazzi, a voi la scelta: o il bunker o la stanza nascosta. Poi faremo anche il meccanismo, ovviamente, per chiuderla. E una volta riempito il calderone, la nostra porta si tornerà a chiudere e nessuno potrà mai sospettare che dietro questa porta abbiamo mia madre. E voilà! Ok, decisamente meglio. Ci siamo, ragazzi. Guardate quanto fa pandan l'abete con l'abete. È una roba che è veramente assurda. Togliete l'acqua, Udinia 90, e come vedete si apre l'intera porta e voi potete accedere alla vostra stanza segreta. Dato che però ho detto stanza segreta e non muro segreto, una stanza dobbiamo poi crearcela. Quindi facciamo un po' di talpa simulator all'hashtag non vedo un cazzo e non ho le torce. No, ce l'ho le torce. Adesso chi è il re del parquet, eh? Prima seriamente di avere una cascata qua sopra, quindi il minimo buco potrebbe allagare ogni cosa e io vorrei evitare questo. No, forse era spostata la cascata, va bene, meglio così. Ok, ci siamo, la stanza così è a posto. Quindi voi potrete uscire, andare, non lo so, a controllare la vostra piantagione di meloni. Dopodiché, una volta tornati, sicuri di non essere stati svaligiati, a meno che non abbiate uno che vi controlla da mattina a sera, ma in quel caso potete tranquillamente denunciarlo per stalking. Arrivate qua, vuotate il vostro calderone per aprire la porta. Adesso però dovremo poi anche chiuderci dentro. Per riuscire a chiuderci all'interno di questa casa non dovremo fare altro che fare un buco sopra, sempre largo 2, e dobbiamo congiungerci al meccanismo dei pistoni. Qua, raga, dovrebbe in teoria funzionare tramite il corridoio. Quindi se io metto la leva qua, questo dovrebbe chiudersi in teoria. Dico bene? Esatto. Però noi così fa schifo, noi lo vogliamo mettere un po' più all'interno, diciamo, di questa stanza. Quindi fatemi vedere un attimo. Adesso distruggiamo questo, rimettiamo il blocco qua sopra, rimettiamo la goccia come era prima e dovremmo andare verso destra. Quindi direi che con un solo blocco ci arriviamo tranquillamente. Mettiamo una goccia qua e il gioco è fatto. Torniamo a tappare la parete qua sopra perché non vogliamo
vediamo, si veda questo schifo. Dopodiché non ci resterà che testare la nostra leva. La mettiamo qui e voilà. Perfetto, funziona e avremo la nostra stanza nascosta. Tappiamo qua in cima per l'amor di Dio. E avremo la nostra stanza nascosta, ragazzi, comandata dall'interno e dall'esterno. Abbiamo qualche baule che almeno se dobbiamo fare una simulazione di protezione di qualcosa non andiamo a proteggere una torcia. Allora, penso sia uno degli interni più brutti che abbia mai fatto per una casa magazzino, ma lasciamo perdere. Mettiamo una lampada di redstone comandata da una torcia qua sopra. Poi potremmo fare anche una cantina. Qua potreste improvvisarci, non lo so, una miniera o qualsiasi cosa vogliate. Chiudiamo con la porta e ci siamo. La nostra cantina dentro la porta segreta è costruita. Qui potrete appunto avere tutti i vostri preziosi, i vostri tesori. Qua avrete la vostra miniera oppure, che ne so, cantina per i salami. E quando dovremo uscire non dovremo fare altro che tirare questa leva. Il pistone scatterà verso l'interno. Arriveremo nel calderone, lo torneremo a riempire. E di nuovo la porta tornerà chiusa. Tra l'altro mi stavo dimenticando, nel caso abbiate fatto unicamente la porta bunker, cioè quella che si muove solo di un blocco, per tornare a chiuderla basterà da sotto arrivare sopra e collegarsi in qualsiasi modo. Andate circa sulla seconda goccia di redstone a partire dal ripetitore. Comunque questo era il meccanismo per creare una stanza segreta con pochissimi materiali, ragazzi. Utilizzeremo all'incirca 6 pistone appiccicose. Avremo una leva, un comparatore, 2 ripetitori, 6 o 7 gocce di redstone all'incirca. E il gioco è fatto. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, invito come sempre a lasciare un bel pollice, un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale se volete. Trovate tutti i social in descrizione, nei commenti come al solito. E che dire, Guida Play è tutto. Bella riga. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado.